Condividere le buone pratiche, i progetti di promozione a favore dei giovani, mettendo in relazione i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in particolar modo in questo caso in Israele. Questo è l'obiettivo di un viaggio studio che ha coinvolto alcuni formatori ed educatori da vari paesi dell'Europa, tra questi Fabio Pasquale, educatore aretino, che è stato selezionato per rappresentare l'Italia grazie alla sua esperienza, un progetto promosso da Euromed. Di che cosa si tratta? La visita studio a cui ho partecipato è stata una visita per andare a conoscere e a capire meglio i progetti di inclusione sociale per i giovani messi in atto dallo Stato di Israele, non solo da un punto di vista ufficiale governativo, ma anche da un punto di vista di organizzazioni non governative che operano sul territorio cercando di dare una risposta ai bisogni dei giovani che, come in tutti i paesi, hanno necessità e bisogni propri. Con che bagaglio sei tornato? Sono rimasto favorevolmente colpito dal fatto che in Israele la maggior parte dei giovani e degli adolescenti fa volontariato nei settori e negli ambiti più diversi, dal lavoro con le persone portatrici di handicap, alla prevenzione al disagio giovanile e quindi alla prevenzione all'alcol e alla droga, ai progetti di integrazione per quanto riguarda le minoranze etniche presenti nel paese. Il progetto che vi ha portato in Israele, promosso appunto da Euromed, non si ferma ovviamente qui, ma ha l'obiettivo di condividere nuovi progetti. Qual è la prossima tappa? La prossima tappa, a cui di nuovo sono stato fortunatamente selezionato, per la quale sono stato selezionato, sarà una conferenza che si terrà tra pochi giorni a Venezia, in cui tutti gli attori, tutte le organizzazioni di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo si incontreranno e faranno un punto sulla situazione di questo progetto che è durato diversi anni. L'idea è di continuare a portare avanti delle politiche per i giovani e gli scambi tra i giovani dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, tenuto conto che comunque il Mediterraneo in questo momento, è in una fase di grande mutazione. In particolar modo per quello che riguarda la tua professione, la tua esperienza, hai trovato degli spunti per il tuo lavoro? Sì, io credo che per me sia molto importante andare a prendere spunto e confrontarmi con persone che hanno esperienze di vita e di lavoro molto differenti. Mi piacerebbe molto iniziare a lavorare con organizzazioni israeliane e magari comunque dell'area del Medio Oriente, perché credo che sia molto arricchente, la loro esperienza credo mi possa dare molto.